Sì, e l'acqua è anche quella che vedete qui del fiume Savio che era esondato qui a Cesena e che è arrivato poco alla mia destra fino all'interno della scuola di polizia che era stata, di cui erano stati sfollati gli allievi. E qui in visita poco fa c'erano il ministro dell'Interno Piantedosi che ha assicurato sostegno dicendo che all'Emilia-Romagna arriverà da parte del governo e del suo ministero per quel che gli compete tutto quello che occorre e poi anche il nuovo capo della polizia, Vittorio Pisani, che si è insediato lo scorso 12 maggio e che ha parlato di questa scuola di polizia che si è ritrovata allagata dicendo servirà una volta che sarà sistemata un nuovo piano di sicurezza perché di fatto insomma questa evacuazione c'è stata e siamo stati colti dall'esondazione e poi però ha parlato anche della questione migranti con noi e in particolare del flusso di migranti in arrivo dai Balcani. Allora sentiamo su questo le sue parole e poi linea a te. Questione migranti, ci sono alcuni arrivi dall'Austria, ci sono diversi arrivi di siriani afghani dai Balcani, con Trieste che rischia di trovarsi in seria difficoltà. Avete qualcosa in programma? Il compito principale del capo della polizia con riguardo a questi fenomeni è soprattutto cercare di rinforzare quella che è la collaborazione con le polizie dei Balcani e dei paesi appunto confinanti. Proprio l'altro ieri si è concluso un progetto di finanziamento e di supporto logistico alle polizie dei Balcani e la prossima settimana è previsto un incontro con il capo della polizia della Croazia e della Slovenia per rinforzare appunto la collaborazione congiunta per il contrasto all'immigrazione irregolare che transita attraverso i loro paesi e poi giunge in Italia.